Quando le porte del mio stanzone furono aperte, mi sentii diverso, come se qualcosa di nuovo stesse arrivando. Mi ricordo di essermi svegliato di sobbalzo quando venni svegliato da Pierre, un vecchio pazzo. Urlava: "Siamo liberi, siamo liberi!" Subito non capii cosa intendesse con quelle parole, ma poco dopo mi resi conto che quelle mura dove passai quasi 10 anni della mia vita non le avevo più riviste, se non in foto, su qualche giornale di denuncia. Spesso passavo ora a fissare quella cancellata da cui ero passato solo una volta. Cercavo di immaginare la sensazione che si potesse provare ad attraversarla, a lasciare alle spalle quel luogo che mi segnò la vita intera, il manicomio. Ormai sono passati più di 40 anni da quando quelle famose cancellate sono state attraversate per l'ultima volta, da persone che non capivano il perché di quella segregazione forzata in quei luoghi, luoghi dove era difficile accedervi se non eri diverso. Eh sì, perché se eri speciale era difficile che tu potessi essere compatibile con la società dell'epoca. È difficile nel 2019, figuriamoci nel Novecento. Il nostro viaggio ci ha permesso più che mai di comprendere il dottor Basaglia e la sua legge, che non va solo vista come la chiusura dei manicomi. Dietro c'è uno studio, ci sono pensieri, vite, diritti e persone. Basaglia l'ha vista lunga, ma non l'ha solo vista, l'ha portata avanti e ha lottato per portare un po' di dignità a quelle persone che non ne potevano nulla delle loro condizioni mentali. È stato colui che ha battuto quel confine materiale posto tra normalità e diversità. Perché parliamoci chiaro, se sei speciale sei diverso. Il problema dell'uomo è ed è sempre stato questo: accettare il diverso. Siccome il diverso può provocare confusione, caoticità, disagio, imbarazzo, anormalità e disuguaglianza. Infatti, uno dei passi più grandi dell'evoluzione che l'uomo potrà mai fare sarà quello di vivere in un mondo in grado di comprendere la vera ricchezza della diversità. Per l'uomo, etichettare cose e persone è fondamentale, ma spesso queste etichette portano il divieto di vivere ad altre persone che sono state costrette all'assenza di un futuro, di obiettivi, di scopi, di sogni, di giornate di vita. Franco Basaglia disse che se la malattia mentale è, alla sua stessa origine, fonte di perdita dell'individualità, il manicomio è il luogo dove il malato sarà definitivamente perduto, reso vittima della malattia e del ritmo dell'internamento. A distanza di anni, noi ragazzi, che saremo nuovi cittadini del mondo, ti ringraziamo, Franco, per questa conquista. Ti chiamiamo solo Franco perché dopo mesi che studiamo la tua legge e il tuo lavoro fatto per essa, ci sentiamo quasi in confidenza con te e con i tuoi pensieri. Il tuo deve essere uno spunto per tutte le nuove generazioni, per far capire che se le cose vogliono essere cambiate, ce la si può fare. Malgrado difficoltà, non vanno rimpianti i manicomi. Non dimentichiamoci che cos'è stato il manicomio. Forse un giorno verranno riaperti, ma ricordiamoci che se sono stati chiusi una volta, possono essere chiusi anche una seconda volta. Dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, perché in Italia, grazie alla legge Basaglia, i manicomi sono stati chiusi. Franco, avevi ragione, perché quando la legge di uno Stato decreta la fine dell'era manicomiale, vuol dire che il popolo ha fatto grandi conquiste sociali. E questo non è merito degli psichiatri, non è merito dei medici, è merito di tutto un popolo che ha voluto sollevarsi dalla morte, dall'oppressione. L'Italia non è un paradiso terrestre, è un paese pieno di contraddizioni, un inferno come tutti. La speranza di vivere in modo diverso, la speranza che domani sia davvero un altro giorno.